Assolutamente parliamo sì, noi. Balotto, esatto, ne parliamo noi. Parlando dello spazio pubblicitario al problema sicurezza, è chiaro che non si possono controllare tutti, è chiaro che in questo momento si possono solo limitare i danni. Se una persona arriva a Parigi con un Kalashnikov, apre il fuoco in un locale nemmeno molto famoso, non è... i servizi di intelligence e di sicurezza di uno Stato possono essere anche progrediti, ma non si può raggiungere un risultato importante. Il problema, cioè il lavoro doveva essere fatto precedentemente, abbiamo permesso. Abbiamo trascurato, quindi c'è stato un... fortissimo trascuramento. Sottovalutato un problema. E sottovalutazione del problema da parte dell'Europa. I flussi migratori incessanti e incontrollati che hanno investito l'Europa negli ultimi mesi. Ci sono persone che da mesi gridano al fatto che tra questi immigrati sicuramente bisognosi possono nascondersi dei terroristi. Sono stati additati come degli xenofobi. Cioè, attualmente siamo di fronte alla realtà e che ci sbatte e ci sbattiamo la faccia. Ci sbattiamo letteralmente la faccia. E secondo lei, Federico, lei... cosa farebbe di suo? Cioè, che soluzioni ci darebbe? Se potesse avere la bacchetta magica, cosa farebbe? No, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno. O qualcosa di simile. Guardi, secondo me siamo di fronte ad uno svuotamento, cioè l'Europa è completamente svuotata di valori. Il wahabismo, richiamato prima, prevede una visione, io non sono un esperto di religione ovviamente, però da quel che so prevede una visione assoluta della vita per cioè, e quindi i giovani no, perché lei rappresenta i giovani, comunque è giovane, c'è poco da fare, c'è bisogno anche di quello che emergeva da Claudia, una voglia di tornare a questi valori assoluti, mancanza di valori, di conseguenza la gente fa di questo, punti di ritrovo, cioè, i giovani completamente persi si trovano a avvicinarsi a delle realtà che, per quanto tragiche, danno dei valori importanti. Mi scusi, mi sono... No, no, ma comunque ho capito il discorso. Doveva dire qualcosa la Zarin, non l'ha detto chiaro. Qui cosa si potrebbe fare? Qui manca proprio la comunità. L'ISIS la rappresenta, perché diceva prima, e non ricordo il nome, il ragazzo che è responsabile, comunque è referente o... Sono nell'esecutivo regionale. Degli studenti, ecco, benissimo. Qui manca la comunità, perché i ragazzini, insomma anche quelli di 14 anni, 15 anni, che stanno diventando quindi 18enni, adesso i compiti, ricordo una decina di anni fa, per andare a cercarsi un'informazione, era appena all'alba dell'internet, si andava o ci si trovava tutti insieme a casa di uno, dell'altro, piuttosto che in biblioteca per cercare adesso l'informazione. Adesso c'è il web. Adesso sì, c'è il web, ma oltretutto non solo si può fare la ricerca tutti insieme in internet, non stanno insieme, ognuno sta a casa sua e si guardano attraverso un monitor, piuttosto che in chat, eccetera. Confermo. Non sempre. Beh, nei gruppi di WhatsApp, vi dico, mio figlio è all'interno di un gruppo di WhatsApp, ormai le risposte si fanno i messaggi vocali e quindi non si ritrovano, proprio c'è una questione di aggregazione, una situazione di aggregazione molto più bassa rispetto a qualche anno fa. Quindi quello che manca a noi italiani, io ripeto, prima abbiamo fatto fare delle dichiarazioni agli ospiti, io sono cristiano cattolico praticante, perché io ci vado pure a messa ogni domenica e sono convinto e vedo coi miei occhi che purtroppo giorno dopo giorno, domenica dopo domenica, le chiese si stanno svuotando. Allora qui bisogna prendersi un pochino in coscienza e dire coltiviamo la nostra cultura, i nostri valori, creiamo di fare quindi ambienti dove le persone, dove i ragazzi possono insomma incontrarsi e fare comunità, ripristiniamo un po' di gite, ormai di gite se ne fanno sempre meno, un po' per i pericoli, un po' perché i professori non vogliono prendersi la responsabilità, sono tutte cose, non lo so, le gite sono in aumento o sono in diminuzione? Diminuzione, perché gli insegnanti non le accompagnano. Però non vorrei affrontare il tema delle gite. No, assolutamente, però dico... sono utili. No, quindi mancanza di aggregazione. Sono utilissime perché sono tutti i momenti in cui si cerca di fare gruppo, si cerca di socializzare e quindi ci potrebbe anche integrare, perché erano, le scuole nostre. Erano
uno strumento utile in un passato in cui lo studente non era quello della generazione Erasmus, perché lo studente che era fermo in una città, andare in gita a Milano 40 anni fa era una novità. Ora io, se voglio, mi stacco una freccia e vado a Milano tranquillamente. Prendo un biglietto per una freccia e vado a Milano in un'ora. Da solo. La traduzione da solo. Stacco il gesto fisico. Ma sì, chiaro, ma non di gruppo. Ma chiaro, questo che manca. Elena, ha detto stacco, non ci stacchiamo un biglietto, vado con una... È proprio questo che sì, Elena, volevo, da quello che percepisco in questo momento di questa nostra chiacchierata, percepisco, siccome il tema è i giovani, cosa percepiscono, anche perché fanno questo, possono fare questo, prendere questa decisione e arruolarsi, no? Allora due concetti stanno emergendo. Arruolarsi anche nell'ISIS, attenzione. Sì, arruolarsi nell'ISIS, non nelle forme che noi consideriamo lecite. E due concetti, la perdita dei valori è un punto fermo, e la rivalsa della seconda, terza generazione. Mi sembra che questi qua sono, lei Lazzani parlava prima della rivalsa della seconda, terza generazione, adesso, certo. Ecco, questi due temi sono, secondo per lei Lazzarin, quale più, è più la rivalsa? Non bilanciamoli, perché... La rivendicazione, io sono la proprio, rivendicazione. Sì, assolutamente sì, sono soggetti comunque orgogliosi, dicono noi abbiamo subito un torto e adesso voi pagate. Cristina, guarda, che vorrà chiedere. Vi ringrazio della parola. Anzitutto mi permetto soltanto un piccolo stacco. Abbiamo sentito di parlare anche giovani, ci siamo anche presi in considerazione, anche avete fatto parola dei figli piuttosto che dei giovani che conoscete. Soltanto, visto che siamo giovani anche noi, con Franco e Jacopo, anche con Claudia, pensiamoci che forse non bisogna parlarne anche in maniera così distruttiva. Per carità, non è stato dato un tono proprio emergenziale sicuramente, però vi prego di guardare anche con più fiducia anche nelle istituzioni, no? L'istituzione stessa deve guardare con fiducia a noi giovani che comunque ci approcciamo, non tutti siamo fermi, sì, abbiamo dei nuovi metodi di comunicazione molto efficaci, efficienti, che possono essere anche travisati, utilizzati male, però questo non è assolutamente un passaggio per cui etichettare il giovane che poi alla fin fine perde valori. No, sai cosa, Cristina, scusa, interrompo solo un secondo, ma per capire il target, poi correggetemi se tutti siete molto informati, se è corretto. Qui stiamo parlando, quelli del Bataclan, per intendersi, per individuare, erano i cosiddetti giovani in giacca e maglietta bianca, livello culturale medio-alto, si potevano permettere di andare a teatro. I giovani che invece si arruolano nell'ISIS per lo più sono altri, sono giovani marginalizzati, proprio con il malessere identitario di appartenere a quella generazione che in realtà non ce la farà, perché non ce la fa, mollano una scuola dove anche non riescono ad andare anche bene. E non, esatto. Ed era questo che volevo... l'obiettivo di Cristina Guarda, di qualsiasi di voi, è un miraggio da impossibile. Adesso chiedo dopo conferma anche... Però era il passaggio successivo a cui volevo arrivare, era soltanto una parentesi per dire sì, abbiamo dato delle immagini di giovani che sicuramente sono attuali, però mi sento anche di dire che comunque ci sono tantissimi giovani che questi valori di cui parliamo, che ideali forti ne hanno, e dobbiamo assolutamente difenderli e pubblicizzarli. Quello che mi interessava anche sottolineare, proprio in riferimento al pericolo di questi giovani, come dite voi, di seconda, terza generazione, a me piace chiamarli figli, no? Neo-francesi, neo-europei, quelli che cercano di un nuovo futuro da guerra o da altro, è appunto quello che diceva anche lei, Elena. Noi abbiamo un disagio sociale molto forte. Noi siamo qui e siamo comunque giovani anche che vivono una vita dignitosa e hanno anche delle prospettive con lo studio, con l'istruzione, eccetera. Questi giovani jihadisti si sentono sradicati nel loro territorio perché vivono sì dei deficit anche di servizi, vedono la società molto spesso, specialmente in Francia dove queste forme di quartieri quasi ghettizzati, vivono proprio la società occidentale dall'esterno, la vedono come proprio dall'esterno. Ma entrando lì hanno un ruolo, entrando lì diventano protagonisti, e questo è il problema. Esatto, il problema è proprio questo. E non hanno gerarchie, perché non ci sono anche, cioè le gerarchie si scalano velocissime, quindi...
sì, e se il mondo occidentale dà anche questa immagine di successo col divertimento, con meno ideali e meno valori, è chiaro che qualsiasi giovane, non soltanto loro, che poi purtroppo cadono in queste reti terribili, terrificanti, che annullano l'identità, ma qualsiasi giovane si potrebbe sentire messo in discussione e chiedersi perché io non arrivo. Perché io non arrivo ad avere quel successo, a vivere quel divertimento, invece sono qui che magari fatico, non riesco neanche ad avere successo in ambito scolastico. Per cui la responsabilità dell'istituzione anzitutto è proprio quella di rispondere, di creare questi sistemi di dialogo e di proprio formazione per cercare di sovvertire, di farsi l'istituzione, gli enti associativi, dare valori a questi giovani. Sì. Conte, un attimo Conte che chiedeva la parola, sennò... Le ideologie in questo momento sono sicuramente pericolose, sia nell'estremizzare quello che può essere l'opinione pubblica e soprattutto creare conflittualità. Allora io e il mio amico Filippo, e sicuramente il tema dei clandestini, degli immigrati, di una situazione di rischio è sicuramente pesante sotto l'aspetto appunto di quello che è l'impatto poi sociale, soprattutto di chi vive nel nostro territorio, che magari non lo vive direttamente, ma arriva da tutti quei messaggi che creano sicuramente il disagio. Ma la preoccupazione è che estremizzare poi crea, se da una parte c'è l'ISIS, dall'altra parte può esserci quell'estremismo anche integralista di qualche ideologia che può rinascere. E quindi è nel nord questo. Europa è abbastanza... Nel nord Europa, ma sicuramente poi può diventare elemento di forte conflittualità e creare quindi anche a livello politico situazioni incontrollate. Quindi è proprio su questo che anche la proposta che abbiamo fatto sulle moschee, su quella che è appunto la necessità, che questi siano luoghi aperti. E questo è l'obiettivo. È quello di dire se c'è bisogno di un luogo dove poter pregare, deve essere un luogo accessibile a tutti e controllato da tutti. Trasparente. E questo è l'obiettivo della norma, della legge. Non è contro una religione, non è contro la possibilità di chiunque di poter professare la sua religione. L'obiettivo è di poter permettere alle istituzioni di garantire che in quei luoghi ci sia la sicurezza che poi può creare appunto disagio sociale e pericolo sociale. Niang. Sì, sono d'accordissimo su quel punto e ritorno a dare sempre l'esempio sul Senegal per la notizia recente. Sempre in queste due settimane, per la prima volta in Senegal, hanno arrestato tre imam, paese maggiormente musulmano, presidente musulmano, hanno arrestato tre imam perché predicavano male. Sono in questo momento in galera. Perché dico questo? Perché effettivamente, se i giovani mancano punto di riferimento, sì, nella mia ignoranza penso che la scuola non è più quella di una volta che doveva dare l'educazione che dava una volta. C'è un problema? Perché lì entra l'immigrazione che non è tema di oggi, però c'entra anche su questo problema qua. Perché? Perché in Francia, dove ho metà della mia famiglia, dove ogni due, massimo tre mesi ci vado, che abbiamo, lei è qui in senegalese, Italia, siamo stati colonizzati della Francia. Ma quanto tempo abbiamo... è qua in Italia, giusto per capire? Come? Lei da quanto tempo è qui? Da 20 anni sono in Italia, cittadino italiano, quindi ormai. Però faccio famiglia, su e giù, sì, quindi ho molti parenti lì. Qual è il problema? Dopo la Seconda Guerra Mondiale, siccome chi era colonizzato dalla Francia era anche francese, avevamo il passaporto, non serviva, la gente sceglieva di vivere a Parigi o una parte del Senegal, del Mali, Congo, sono spostati in quei tempi lì per andare in Francia dopo 1945. La Francia non ha mai fatto una politica su quella gente che arrivava con un'altra cultura, con un'altra religione, con altre usanze. Anzi, se andiamo a vedere Aubervilliers, io vi do Nanterre, vi posso dare quartiere per quartiere, ci sono posti dove la polizia oggi non può accedere, non può, perché sono esseri umani, sono padri di famiglia, non vanno a rischiare le loro quindi vite. Hanno sottovalutato il problema? Sì, e non hanno mai fatto la politica per integrarli, invece li hanno messi da parte dandoli assegni familiari, dandoli sussidi per i figli, veramente politico-sociale che non c'è, e lì hanno fatto figli, sono cresciuti. Qual è il problema? I figli, che il padre invece di pensare all'educazione dopo la scuola, ma pensava solo a avere i soldi, tornare in Africa, costruire una casa, vi dico cose che conosco, che mastico,
I figli erano lasciati così dalla Francia, ma anche dai genitori. Non hanno avuto educazione, non si sentono francesi neanche africani, perché il 90% di loro non parla neanche il dialetto loro in Africa, parlano francese quando ci vanno. E questo è stato il problema, per quello dico che noi in Italia. Che queste, quindi, lasciandoli liberi, hanno perso il loro valore. Sì, e non si sentono francesi neanche africani. E quelli, siccome l'ISIS, abbiamo scoperto il Mali vicino al Senegal, che chi si è arruolato in quel paese, il Mali, sì, dove sì. C'è stato quello... Sì. Era poverissimo, padre di famiglie che morivano di fame, con figli, sono arruolati perché purtroppo con i soldi, con anche alcuni giovani che abbiamo visto a Parigi, che non sono musulmani, sono solo criminali, perché non possono dirti due versetti del Corano o tre, sono criminali, punto e basta. Sono arruolati per soldi, per potere, non lo so. Però il problema nasce dall'immigrazione, quando mi arriva, e che non ho una politica di accompagnare per inserirli, di dargli educazione, di dargli consapevolezza. Condivide in gran parte quello che dice la Zanin. E questo diventa un problema di domani. Per quello è importante anche pensare all'immigrazione, per quello è importante avere posti di culti dove pregare, ma aperti, con coerenza, come ho detto prima. Perché un imam deve predicare cose che... chi non è dentro la moschea non lo sa. Neanche questa posizione che sta manifestando in maniera così chiara è una posizione condivisa. Isolata la sua, una posizione condivisa. Maggiormente condivisa. Ferrarese. La storia è diversa nell'Africa subsahariana rispetto al Maghreb o altre parti, si concentra la problematica più sul Medio Oriente forse oggi, più una lettura, questo estremismo islamico viene da una però reazione. Però poi c'è una situazione anche psicologica, di analisi psicologica, di reazione a certe, appunto, poi magari chi viene dal Senegal ha un carattere diverso, più adattabile, più meno senza reattivo, dubbio. Chi invece è da un altro paese più reattivo, come da noi, insomma, ci sono vari tipi di reazioni. La Francia è stato un paese, oggi c'è la Francia d'oltremare, è molto diverso dal nostro anche, e le problematiche sono diverse. Citava poc'anzi la problematica delle banlieue, cioè delle periferie delle di periferie. Parigi, in cui è scoppiato enormemente un problema di sicurezza, di non integrazione. Per l'integrazione, intanto l'integrazione è bilaterale, da integrazione quella verso l'immigrato, c'è anche un'integrazione della popolazione che vive nei confronti, cioè deve essere bilaterale, no? E anche in questo bisogna investire dal punto di vista di istruzione, no? Per responsabilizzare. Ma secondo lei nell'università, nel mondo che lei frequenta, c'è questo oppure riguarda chi non riesce ad accedere neanche agli studi superiori? Tenete presente che dietro al diritto allo studio per ogni studente ci sono le tasse di 8 famiglie italiane circa, e quindi abbiamo risorse anche limitate, nonostante il Veneto sia con la Toscana la seconda regione per risorse messe nel diritto allo studio, ma la compagine studentesca è diversa. Prima lo studente diceva, no, mi stacco, ha detto scheggio, cosa ha detto? Mi stacco una freccia e vado a Milano, no? Sì. È diversa. I nativi digitali, che sono gli studenti, sono profondamente diversi rispetto a noi. E per capirli è necessario, oggi si parla in tutta Europa di community life, no? All'interno anche delle residenze, che è un aspetto che diceva, che noi abbiamo respirato magari nelle parrocchie o nella... Oggi si tenta di ricostruire questo. È vero che però questa generazione Erasmus sta costruendo questa sorta di community life con i colleghi di diverse nazionalità e esperienze. È molto meno strano per loro. Io ho viaggiato parecchio da studente, ho avuto la fortuna di studiare anche in Medio Oriente parecchio. E quando tornavo a casa e portavo qualcuno anche da qualche paese arabo, venivano tutti a vedere, no, chi era, cosa faceva, eccetera. Oggi per loro è normale il fatto di essere una comunità. E ve più è grave il problema del terrorismo oggi in una società in cui la normalità è la pluralità. Assolutamente. Valotto, devo aggiungere qualcosa? Questa community life è sicuramente velocissima.
in tempo reale con il mondo, però è incredibilmente pericolosa. Se noi guardiamo i metodi di comunicazione dell'ISIS, prima abbiamo parlato che i motivi che spingono i giovani ad arruolarsi all'ISIS sono un senso, un vuoto di valori e un senso di rivendicare una loro identità. Mettiamoci anche l'aspetto appunto digital. Se noi guardiamo i video dell'ISIS, sono video fatti da registi professionisti, sono di una qualità incredibile. C'è una spettacolarizzazione della guerra, una spettacolarizzazione anche della morte impressionante. E secondo me è proprio questa esaltazione di non valori che porta questi ragazzi del tutto, che usano appunto internet in modo del tutto incontrollato, i genitori non lo sanno. No, ma fare tutto in saputa del appunto, proprio esattamente, ad avvicinarsi a questi movimenti. Come andiamo a cercare di arginare questo problema? Dobbiamo occupare gli spazi attualmente invasi dall'ISIS, non militarmente. Quando parliamo di zone, in particolar modo in Francia, dove la polizia nemmeno entra. Questo è un terreno fertile per queste associazioni terroristiche, assolutamente. I ragazzi si ritrovano del tutto persi. Non si sentono africani, non si sentono europei. Sono in questa terra di mezzo, se così la vogliamo chiamare, dove... Quindi ci può essere anche rabbia e odio. Assolutamente, assolutamente. E è tramite i servizi, è tramite anche la scuola che si va a risolvere, a dare anche una prospettiva di vita a questi ragazzi, assolutamente. Andiamo alla pubblicità, poi abbiamo accennato un discorso video fatti con una certa qualità di immagine che devono colpire, video che trasmettono eccetera, quindi dopo ne vediamo uno per capire e per andare appunto a fondo, fatti sempre naturalmente da queste persone però che sono giovani, è un dato di fatto, pubblicità.